Che succede? I'm dying. Scusami, ho già i miei problemi, mi dispiace. Help me. Non posso interferire, mi dispiace. Hai visto Wild Bill in giro? Sì, l'ho trovato, è morto. Beh, particolare. Ehi là, Midea, sono tornato più forte di prima, hai visto? È gustoso, eh? Appena in tempo. Ashur ha radunato tutti al piazzale. Dicono che aprirà l'arena. Sarebbe un'occasione perfetta per noi. Esatto, sarebbe un'occasione perfetta. Per cosa? Ogni tanto Ashur apre la sua arena. La chiamiamo la fossa. Qualsiasi schiavo può scegliere di combattere contro i gladiatori. Ok. Se vinci, otterrai la tua libertà. Inoltre, potrai parlare con Ashur. È l'unico modo per uno schiavo di parlargli direttamente. Tu combatti, vinci, parli con Ashur e infine prendi la cura. Mi sembra ragionevole. Non abbiamo costruito queste armi per nulla. Ebbè. Quando incontrerai Ashur, sarai abbastanza vicino alla cura per afferrarla. Prendila e portala da lui. Ora andiamo ad ascoltare il discorso di Ashur. Saranno guai se le guardie ci scovano qui dentro. Ok, andiamo a sentire il discorso del capo. Cittadini del Pit! Operai di periferia, commercianti del centro e tutti gli animi tenaci che fanno il proprio dovere. Ti porto buone notizie. Siamo all'alba di una nuova epoca d'oro. Dove gli altri sopravvivono, noi prosperiamo. Ci invidiano l'industria del Commonwealth. Ci invidiano la sicurezza della zona contaminata della capitale. Ci invidiano la potenza di Ronto. Io vi ho saputo parlare. Ah no, scusate. Ma è stato grazie all'impegno di tutti voi che ora tutto il mondo ci invidia! Ci invidiano l'acciaio lavorato dagli operai nei nostri impianti! Ci invidiano i commercianti e i predatori che usano l'acciaio nel pit! Ma prima di tutto, ci invidiano le battaglie vinte nella nostra guerra per la libertà! Perché sì, la libertà è quello a cui tutti aspiriamo! Ma che nessuno qui ha! La libertà dalla paura! La libertà dalle malattie! La libertà di vivere come un tempo prima del disastro nucleare! Esatto. Per celebrare la nostra lotta, vi chiedo, onesti lavoratori, chi di voi si sente pronto per combattere per la propria libertà? Io! Chi Io. Tra di voi rischierà la vita nella fossa per farsi una nuova vita in libertà nel centro? Chi coglierà questa rara occasione di prosperità? Io! Scegli me! Scegli me! Lui! Abbiamo un volontario! Questo uomo combatterà nella fossa! Su, via, Ashur! Ma hai almeno intenzione di mandarci qualcuno che abbia qualche possibilità di uscirne intero? E che non la vedi l'armatura? Molto bene, Midea! Se è il volere degli operai, quest'uomo sarà il loro campione! Signore, sei portatore non solo del sogno di redenzione degli schiavi, ma anche del sogno di tutti noi di vivere in un mondo migliore e senza dolore! Che bello! Preparati, signore. Quando sarai pronto per essere forgiato al nuovo, vai da Phaedra al laminatoio dell'impianto. Ci penso voi io. Voi altri potete andare. Grazie, capo. Parla con Phaedra. È lei che organizza i combattimenti. Certo, ci penso io. Allora, devo parlare con te, vero? E quindi tu saresti quel coglione che si è iscritto ai combattimenti nella fossa? Aggiungiamo anche sta stronza alla lista di quelli che ammazzeremo. Ehi là, salve! Che ci fai qua, schiavo? Non dirmi che vuoi arrenderti, culo pallido! Senti un po', idiota, sono qui per l'arena. Tu mi dici che vuoi combattere, io organizzo un incontro, tu muori e io vado avanti con gli altri imbecilli che si presentano. Allora, sei dentro? Dai, la morte è di certo meglio della tua vita, o no? Ho armature e armi migliori della tua. Ok, perfetto. Ne ho uno che inizia tra poco. Ti butteremo laggiù con un gruppo di altri schiavi che pensano di potercela fare. Combatterete fino all'ultimo sangue. L'ultimo a rimanere in vita avrà la possibilità di andare avanti. Sicuramente non sarai tu. Te lo ripeto, a meno che non abbiano un'armatura e delle armi migliori delle mie, ad esempio un Fatman e un'armatura atomica full condition, credo proprio che non ce la faranno. Pronti? Allora vai. All'arena! E ora, amici, abbiamo per voi un gruppo di schiavi desiderosi di massacrare e uccidere!
per diventare uno dei pochi privilegiati! Combatteranno! Moriranno! E tutto questo per voi! Per farvi divertire! Dai, fammi entrare, fammi entrare! Saranno pronti a morire per la loro occasione di libertà? Scopriamolo! Combattiamo! Che il combattimento abbia inizio! Dai, fatemi combattere, voglio fare botte, Vieni qui! Solo un coltello vi ammazzo. E ne rimane in piedi solo uno! Solo uno! Oh, amici! Che combattimento fantastico! Lo so, arriverà questo schiavo? Vediamo se posso già portarmi avanti per il prossimo combattimento. Tanto non le userò mai queste mine. Hai visto? Ho vinto! Wow, fantastico schiavo! Quelli erano davvero tosti! Immagino! Sembra che tu abbia della stoffa! Ma io non mi monterei la testa. Sono sicura che Ashur ha in serbo qualcosa di molto speciale. Ah, lo spero. Ecco, tieni, questo è per le radiazioni. Divertiti finché puoi. Torna quando ti sentirai in forma per il combattimento finale. Nah, più che in forma devo liberarmi di un po' di peso inutile. Contro chi combatto? Ashur dice che vuole aiutarti, quindi ti ha messo con i fratelli Bear. Sono dei gran bastardi. Dicono che siano quasi allo stadio di trogloditi. Ma sono certa che me la caverò. Sì, sono sicura. Allora andiamo. Ecco, così mi piace. Partiamo subito. E hanno tolto le mine. Ah, certo. Allora, perforatore. Puntiamo subito a lui che per qualche motivo non è neanche a full vita. E uno è andato. E ora? Vieni qua. Così? Paura di fare la stessa fine di tuo fratello? Eh? Hai paura? I fratelli Bear sono morti, stupefacente! Questo nuovo arrivo promette bene, amici. No, erano loro che facevano schifo. Non male, smerigliatore del cazzo, non male. I fratelli Bear sono dei bei pezzi di merda duri. Ancora un combattimento e avrai la libertà. Però se fossi in te non ci crederei troppo. Contro chi combatto? Questo sarà il tuo ultimo combattimento, schiavo. Ancora uno e non ti parlerò mai più. Siamo pronti? Meno male. Chi combatte? Tu ti batterai con Gruber. È uno dei pochi che vince nella fossa. C'è sempre stato solo... cosa? Tre? Adora il sangue. Ma purtroppo per te ha un'arma molto potente con sé. Ah. Secondo i miei calcoli, questa sarebbe l'ultima volta che parliamo. Allora sei brava in matematica. Andiamo. Ecco, così mi piace. Partiamo subito. Questo schiavo si è dimostrato disposto a uccidere e morire per la libertà. Dai, ma come apri. Se la caverà contro apri il campione, questa porta. Gruber! Finora imbattuto nella fossa, Gruber non ha ancora incontrato rivali alla sua altezza. Perché non hanno scaldato abbastanza solo i muscoli. Solo uno potrà ottenere la libertà. Solo uno ne uscirà vivo. Fuori i barili. Apri, aprite questa porta, forza, 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 forza. Gruber, vieni qui. Merda, le munizioni. Già, te l'avevo detto che il riscaldamento è importante. Gruber cade, Gruber cade. Il campione a terra, un nuovo schiavo si alza dal fango per unirsi a noi. Diamogli il benvenuto, se l'è meritato. I terribili combattimenti della fossa ti hanno temprato. Ora sei più resistente ai danni e alle radiazioni. Fantastico. Grazie, Gruber. Grazie dell'infiltrato, dell'apocalisse e dell'apocalisse. E anche delle munizioni. Tieni, brucia stronzo. Festeggiate, gente. C'è un nuovo campione in città. Complimenti. Conosci bene l'arte del raccatto dei rifiuti? Già. Benissimo. Ashur desidera incontrarti. Le guardie saranno informate e ti faranno passare. Ah, finalmente, grazie. Hai visto? Sono stato grandioso. Cazzo guardi. Grazie.